Secondo Gianluca Di Marzio c'è un nome che la Juventus cederà sicuramente a giugno. La fonte è veramente molto importante. Di Marzio, credo che sia l'interprete eh, di calciomercato all'interno del panorama calcistico internazionale, uno dei più quotati, è sicuramente un grande professionista che ovviamente rilascia notizie vere. E questa notizia, che io avevo tra l'altro detto molto tempo fa all'interno del canale, tanto ci sono i video, riguarda un po' quello che io stesso vi avevo anticipato, cioè che Bernardeschi lascerà la Juve a giugno. Ora, giugno è inteso come termine di calciomercato, ma potrebbe essere quando inizi il calciomercato: adesso non so quando inizierà. Eh? Bernardeschi è un giocatore che alla Juventus ha avuto una storia un po' particolare. È arrivato in pompa magna come se fosse il nuovo fenomeno italiano del, del decennio. 40 milioni di euro il prezzo del cartellino. È arrivato qui. Ha fatto una prima stagione, diciamo così, così lo possiamo dire. Una stagione che non è stato completamente convincente, però che aveva fatto vedere buone cose. Si era anche tolto lo sfizio di fare gol e assist e ottime prestazioni. Ha fatto. Una seconda stagione secondo me buona al 50% con in panchina Allegri che aveva saputo sfruttarlo bene e aveva saputo regalare al pubblico delle prestazioni importanti, perché io ricordo la prestazione di Bernardeschi contro l'Atletico Madrid in Champions è stata, credo, il punto più alto della carriera di Bernardeschi, ha fatto 90 minuti che ha fatti ad altissimi livelli, veramente quelli dell'Atletico non ci hanno capito più niente. Lì si era cominciato ad avere un po' di fiducia in più in Bernardeschi. Si era cominciato a dire ragazzi, forse potrebbe essere veramente un talento importante. Poi è arrivato Sarri e ha faticato. Sarri l'ha provato da trequartista, che secondo me è un ruolo che la Juve Bernardeschi non può fare e infatti fallito. ha fallito. L'ha provato da esterno e lo ha, non gli ha dato neanche tempo, lo ha tolto subito. L'ha provato da mezzala una partita sola e non l'ha più provato. Insomma, è un oggetto del mistero che la Juventus ha deciso di mandare. Via. Ovviamente gli acquirenti non mancano Ci sono acquirenti in Premier League Ci sono acquirenti anche all'interno della Ligue 1 Ci sono acquirenti in Serie A Per come la vedo un giocatore come Bernardesi Che è giovanissimo C'ha cioè 26 anni non ce n'ha 40 C'ha cioè 26 anni Giocatore giovane che ancora può migliorare Può essere messo in qualche scambio vantaggioso Non mi dite tonali perché, ovviamente, Bernardeschi non va al Brescia. Ha una reputazione alta per andare al Brescia, da una squadra che rischia la B. Però è un giocatore che interessa molto al Milan. Quindi, chissà che la Juve non possa inventarsi qualche scambio. I giocatori del Milan che interessano alla Juve sono due: Donarum e Romagnoli. Cerchiamo di fare 2 più 2 e cerchiamo di capire un po' dove potrebbe andarla a fare perché Bernardeschi è un giocatore che al Milan interessa veramente molto. Che già a gennaio il Milan aveva detto: Vogliamo Bernardeschi? Ve l'avevo anche detto che la Juve aveva aperto la cessione, ma solo monetaria. La Juve voleva 30 milioni. Il Milan ha detto: No, proponiamo uno scambio con Pachetà. La Juve ha riso e se n'è andata via. Semplicemente perché la Juve non considerava Pachetà all'altezza di Bernardeschi. Tutto qua. Posso dire quello che penso. Io penso che Bernardeschi sia un giocatore che, ha reso, che abbia reso molto al di sotto delle aspettative. Credo che lui abbia del potenziale, credo che tecnicamente sia valido perché non è assolutamente scarso. Il problema di Bernardeschi è la personalità, cioè Bernardeschi ha la personalità del mio blocchetto, veramente. Ed è una cosa che mi fa veramente arrabbiare perché quando io vedo spreco di risorse dovute alla personalità, mi chiedo e mi dico, ragazzi ma vi siete resi conto dove siete? Qua siete alla Juventus, questa è un'opportunità che vi capita una volta nella vita, quindi quando indossate quella maglia lì in campo dovete sputare sangue, sudore e lacrime finché non, non otterrete l'affetto del pubblico e l'affetto dell'allenatore e la considerazione dei compagni, Bernardeschi è un ragazzo d'oro, un ragazzo veramente... Mai una polemica quando sei seduto in panchina, professionista esemplare, è un ragazzo veramente squisito. Però, porca di quella miseria, hai l'opportunità di metterti all'interno di uno dei top club mondiali. Vuoi sfruttarla un pochino meglio questa opportunità? Vuoi capire che potrebbe non esserci una seconda possibilità? Io per quello mi arrabbio con Bernardeschi, perché io so che Bernardeschi ha delle qualità e l'avrei provato mezzala molto di più. Non ho capito perché non provarlo mai Mezzala. Mezzala ce l'ha provato Allegri durante una partita di Champions League contro lo Young Boys. Bernardeschi fu uno dei migliori in campo. In quella partita Bernardeschi si vide molto meglio. Bernardeschi che la Mezzala l'aveva già fatta anni fa. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Allora, o si tiene e si fa giocare Mezzala avendo un centrocampista in più che è tanto peggio di quelli che abbiamo attualmente, che abbiamo da tre anni, non può fare... Oppure si vende, ma cerchiamo di inserirlo in qualche scambio per prendere qualche talento, qualche giocatore che sia funzionale. Perché vendere Bernardeschi oggi a livello monetario ti dà solamente 20-25 milioni, non di più. Non puoi pretenderne di più. Non puoi assolutamente pretendere un, ingaggio, un, un cartellino maggiore. Fatemi sapere nei commenti.